in cui avete cercato di sviluppare la stessa manovra che avevamo visto sabato scorso, ma non ci siete riusciti. Sarà anche forse perché qualche errore di troppo, loro vi attaccavano, vi andavano a pressarvi, insomma, le occasioni sono state molte, molto poche, un paio contro le tante di sabato scorso. Sì, diciamo che ci siamo riusciti in parte, abbiamo imparato a fare quello che comunque ci ha chiesto il mister in questi pochi giorni in cui ci siamo allenati, e c'è da dire anche che è un campo difficile, questo non era facile per diverse questioni come il clima, e poi comunque qui non hanno mai perso loro, quindi non era facile, noi abbiamo provato a partire forte e penso che ci siamo riusciti. È vero, non abbiamo creato occasioni nitide da segnalare, però comunque ci sono state palle sporche, che secondo me in questo momento è quello che ci manca, cioè ci manca l'episodio che ci faccia svoltare, secondo me soprattutto mentalmente, perché sabato facevi i gol, ti cambiava secondo me tutta la storia proprio a livello mentale. Oggi un episodio ti avrebbe aiutato tanto anche verso la partita di sabato. In questo momento secondo me va così, noi dobbiamo stare lì con la testa e continuare a lavorare. L'impressione da fuori è che non me ne voglia il Rimini, Vicenza avesse di più a livello di qualità, di giocatori, però non siete riusciti a far valere questa differenza di valori. Loro, la ripresa magari anche con foga, così sono riusciti a portarla a casa, voi non siete riusciti a fare la differenza che credo io potevate fare. Sì, è vero, ma allora se ci fosse questo ragionamento, la Ternana sarebbe prima con 10 punti di vantaggio, e guardando l'organico, così, ogni partita secondo me è una storia a sé. Si va in campo contro un avversario, Rimini ha messo in campo le qualità che ha, non ci ha messo in difficoltà sotto in fase offensiva. È vero che dobbiamo fare di più per raggiungere il gol, secondo me è anche una questione mentale, che ci serve un episodio, qualcosa che ci... una partita vinta anche con un autogol, non so, una cosa secondo me da ricercare sotto questo aspetto. Dopo un buon avvio in cui eravate corti, compatti, poi per certi versi la partita si è anche un po' allungati, questo dipende anche magari dalla difficoltà di cercare le giocate che volevate e che non vi riuscivano. Sì, sì, beh, magari ci siamo intestarditi un po' troppo, poi comunque c'è anche da dire che abbiamo giocato 2 giorni fa, tanti avevano fatto 90 minuti 2 giorni fa, quindi non è facile su un campo sintetico che non è assolutamente facile da gestire, come è totalmente diverso che giocare sul morbido del Menti. Però insomma, dai, è andata così e dobbiamo continuare a lavorare. L'ultima cosa, il sabato si gioca ancora, c'è una gara importante, magari poi ci saranno Guerra e Martin che la sentiranno per tanti motivi, per ovvi motivi più di voi, però la vittoria manca al Menti, come ci vedi tu da tanto tempo. Sì, è vero, dobbiamo provarci in tutti i modi, perché ci manca, già ognuno di noi manca questa cosa della vittoria in casa. Quando le cose all'inizio andavano bene ci sentivamo veramente dei leoni quando giocavamo lì. Adesso ultimamente magari soffriamo un po' il mormorio, insomma dobbiamo per forza invertire questa tendenza e proviamo già da sabato.